Infatti una delibera dove di fatto andavamo a comprare verde mi ha suonato sempre fantastico. Poi andando a cercare un po' meglio abbiamo scoperto che con questa annessione di territorio si sblocca dell'edilizia residenziale in quell'area per 14.500 metri quadrati. Io quero viver, quero me alimentar, com a grana che eu ganho, non dà nem pra melar, e o motivo tá do... Troviamo al quartiere Lorenteggio Giambellino, quartiere che è stato appena ristrutturato, combinazione proprio di fronte alla nuova area dove dovrebbe sorgere l'edilizia popolare. Quindi questo è il palazzo invenduto, ancora da terminare, a fianco al terreno oggetto della delibera del 22 di dicembre, se non sbaglio. Terreno acquistato dal Comune di Milano con i nostri soldi dalle ferrovie, logicamente per effettuare altra cementificazione. Tra l'altro, pur essendo terreno del Comune di Milano, risulta una proprietà privata e non pubblica. Proprietà privata, vietato l'accesso, Comune di Milano, proprietà pubblica. Visto che è pagato con soldi pubblici. 5.000 metri di verde venduti per poterne costruire altre 10.000 di cemento. Sempre il quartiere Lorenteggio Giambellino, quartiere ad alta densità popolare. Lo specchietto per le allodole sono le case rifatte, ma il solito vizio di nascondere la merda sotto il tappeto.